Buongiorno a tutti, oggi mi trovo a Morbio Superiore e quella che vi sto per mostrare è una casa unifamiliare molto grande. Qui abbiamo l'entrata, la casa è composta da due piani, questo è il piano superiore dove accediamo al piano superiore dove c'è la parte abitabile e qui accediamo al piano terreno. Questa è l'entrata, subito alla mia sinistra abbiamo la cantina con il locale tecnico, accanto abbiamo il garage, un posto auto, abbiamo due garage, uno attaccato alla casa e uno fuori, chiusi, e poi abbiamo parecchi posti auto esterni, almeno tre sicuri, e poi abbiamo anche una stradina privata dove eventualmente si può posteggiare. Accanto abbiamo una camera, come potete vedere, attualmente usata come locale hobby, comunque questa è una stanza. Corridoio, continuiamo. Accediamo a questo altro spazio, sempre utilizzabile come locale hobby, stanza e così via. Sulla mia sinistra abbiamo un bagno, bagno con doccia, WC, lavabo e specchiera. E qui accediamo al grande ufficio, con una vista magnifica, come potete vedere, la vista è spettacolare. Dall'ufficio si esce e accediamo a questo terrazzo e poi al giardino. Ora esco e ve lo faccio vedere. Eccomi all'esterno, questo è l'esterno della casa al piano terreno, quindi c'è questo terrazzo, poi qui abbiamo il piano superiore. Questa è la vista, come potete vedere, spettacolare. Questa è l'uscita dall'ufficio che abbiamo visto prima. E qui abbiamo un pezzo piccolino di giardino. Abbiamo una scala che porta poi al piano superiore. Bene, ora vediamo il piano superiore. Ed accediamo ora al piano superiore. Questa è l'entrata. Qui abbiamo un guardaroba, una finestra. Ed accediamo poi all'appartamento. Quindi sulla mia destra abbiamo una prima grande camera con uscita poi su un grande terrazzo che vi faccio vedere in seguito. Di fronte abbiamo un locale utilizzato ora come lavanderia, bello spazioso, con lavatrice e asciugatrice, continuiamo, corridoio, qui abbiamo un bagno di servizio completo di WC, lavandino e specchiera. Continuiamo, sulla mia sinistra abbiamo il secondo bagno completo di vasca da bagno, lavabo, specchiera, bidet e WC. Questo bagno è molto spazioso e ha una grande finestra. Continuiamo, sulla mia destra abbiamo una camera singola con uscita sul terrazzo, che vi farò vedere in seguito, e questa è la splendida vista da questa camera. Continuiamo ancora e finalmente accediamo a questo grandissimo soggiorno e molto luminoso. Sulla mia sinistra abbiamo la cucina,
cucina completa di vetroceramica, lavastoviglie, lavandino. Da questa parte abbiamo il frigorifero, il congelatore, il forno. E di qui accediamo alla terrazza esterna e poi al giardino. Torniamo in soggiorno. Questa è la prima parte. Qui abbiamo la seconda parte, come potete vedere è molto grande, soprattutto molto luminoso, e usciamo in questo grande terrazzo completo anche di tende, parasole. Questa è la vista, sono a Morbio Superiore. Questo è il terrazzo condiviso con le due camere che abbiamo visto prima. Da questo terrazzo accediamo anche al giardino. Saranno più o meno 40 metri quadri di giardino e abbiamo anche il grill, come potete vedere là. E tutto quello che è dietro, vedete qua, è tutto zona verde di proprietà della casa. E continuando, qui abbiamo ancora il terrazzo dietro con uscita dalla cucina che abbiamo visto prima. Bene, rientriamo e per ultimo vi faccio vedere la camera matrimoniale. Quindi accediamo. Questa è la camera, anche lei con uscita sul terrazzo. Questa è la vista. E questa camera ha il bagno privato. Bagno completo di finestra, due lavandini, grande specchiera, bidet, WC e dietro questa porta una doccia. Bene, questa è una grande casa unifamiliare. Ripeto, mi trovo a Morbio Superiore, riusciamo in balcone. Se vi è piaciuta questa casa e volete venire a vederla, chiamateci. Viverti!